Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Siamo qui con Davide e siamo da Ala Twins. E sapete che questo gioiellino qui, lo diciamo, potrete provarlo anche voi ed è in offerta. Sì, allora, non è una new entry, chiaramente non stiamo parlando di una moto nuova, perché parliamo di un modello 2022 che si è aggiornato nel 2023 con le grafiche nuove. È un perfezionamento È un consolidamento di ciò che è un concetto di una moto da turismo incredibile. Però questo poi sarai tu a giudicarla. Io non voglio dirti niente, non ti voglio anticipare niente. Anche se purtroppo non potremo provarla al massimo, perché qui ci servirebbero, qua diciamo, servirebbe dei percorsi tanto. Servirebbe anche un circuito, ti posso garantire. In mappa sport ti servirebbe anche un circuito. Ti posso dire che la moto che proverai è dotata del Tech Pack, quindi praticamente tutta l'elettronica abilitata, e divertiti. Benissimo. Grazie mille Davide. Grazie mille. Allora ci andiamo a divertire. Ci vediamo tra poco. Voy donde quiero con cualquiera donde sea papi. 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 Voy donde con cual donde sea papi. Voy donde con cual donde sea papi. Donde con cual donde sea papi. Voy donde con cual donde sea papi. Ed eccoci qui ragazzi, siamo purtroppo arrivati sul Vesuvio. Avrei voluto portare questa moto in altri posti. Prima di iniziare il test però volevo dirvi che oggi è il giorno del Black Friday e quindi EasyBlock lo potrete comprare da questo link qui sotto in descrizione col 30% di sconto. Qualora stesse vedendo invece questo video nelle settimane successive, sappiate che se volete comprarlo online avete il 15% di sconto, oppure lo potete installare direttamente da Ala Twins per tutti i modelli di moto che vendono. KTM Super Adventure 1290, la versione S. Sappiate che da Ala Twins è in sconto di 2000 euro, quindi c'è una promozione di supervalutazione dell'usato o di sconto in generale di 2000 euro, quindi potete portarvi a casa questa bestiola a 19.500 euro. Una moto che sicuramente ha le idee molto chiare. Cosa vuole fare? Vuole farci fare del turismo in maniera molto veloce. Lei va a concorrere in maniera diretta con Multistrada V4 e BMW S1000 XR. Secondo me sono loro le tre moto da turismo veloce, e lo fa molto 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 in chiave Super Duke. Infatti il motore è lo stesso, tra poco lo andremo a vedere, ma vi dico, una moto veramente che ha tutto quello che serve per viaggiare, ha tutto quello che serve per divertirsi e per andare soprattutto forte. Ecco perché Davide diceva che forse l'habitat naturale di questa moto potrebbe essere addirittura la pista. Innanzitutto guardate quanto è mastodontica, cioè la moto è grande, deve essere grande, massiccia, però in realtà poi quando la andiamo a guidare è veramente piccola, ma a questo ci arriviamo tra poco. Partiamo come prima cosa, come nostro solito, dal motore. E qui abbiamo un motore KTM, un bicilindrico a V, sentite da 1301 cc. Questo motore eroga la potenza di 160 cavalli a 8750 giri, ricordo un bicilindrico da 160 cavalli, e una coppia massima di 138 newton per metro a 6750 giri, quindi esattamente a metà contagiri. Questo in cosa si traduce? Si traduce in un motore a parte pieno ovunque, non potrebbe essere altrimenti con una cavalleria così importante, ma come diciamo è stato studiato, progettato, è la moto che ti strappa letteralmente le braccia quando la porti con i controlli al minimo e nella mappatura diciamo più aggressiva. Possiamo dire tranquillamente che nelle prime tre marce tende sempre ad impennare, e sapete che questa è una cosa che a me piace e non poco. Passiamo alla ciclistica. All'anteriore troviamo una forcella VP Apex da 48 mm a steli rovesciati, 200 mm di escursione, ma la cosa molto interessante invece è il fatto che sono semiattive, quindi delle sospensioni che si autoregolano, e soprattutto, poi lo vedremo anche dopo, col Tech Pack che questa moto ha installato diventano anche intelligenti. Poi acquisiscono una serie di funzionalità che vi spiego quando parlo dell'elettronica. Per quanto riguarda invece i freni, doppio disco da
320 mm, pinza d'attacco radiale Brembo, pompa radiale Brembo. A chiudere il reparto anteriore abbiamo un cerchio anteriore da 19 pollici. Passando invece al posteriore, sempre monoammortizzatore VP Apex, anche qui semiattivo ed anche qui grazie al Tech Pack diventa intelligente. Pensate che questa moto è indicata anche per persone molto basse, perché nella sua posizione più bassa riesce a far praticamente stare in maniera tranquilla anche una persona alta 1,70 m. Quindi veramente l'altezza soprattutto della sella, grazie alle sospensioni semiattive, ci dà la possibilità di mettere in sella a questa belva anche delle persone diversamente alte. Per quanto riguarda i freni invece abbiamo un monodisco da 267 mm ed una pinza Brembo nascosta sotto questo scarico molto imponente con la firma KTM, che però devo essere onesto non mi fa impazzire. A chiudere invece il reparto posteriore abbiamo una gomma 170-60, telaio tubolare a traliccio in acciaio, serbatoio da 23 litri per un peso a secco totale della moto di 220 kg, quindi siamo in ordine di marcia sui 240 circa. Facciamoci un rapido giro intorno alla moto, lì vi ripeto l'EasyBlock, abbiamo questa piastra che troviamo su molte KTM Adventure, quasi su tutte, non vorrei dire però eresie. Guardate come sono belli i serbatoi che vanno a finire anche giù, questo aiuta molto il baricentro in basso, ci dà molta stabilità, anche se un pelo di maneggevolezza in meno secondo me nei cambi di direzione. Ma passiamo all'elettronica, elettronica qua super sviluppata. Accendiamo la moto con l'accesso keyless, si sblocca da questo pulsante che funge anche da blocca sterzo. Siamo fortunati perché in questo caso abbiamo il Tech Pack, quindi abbiamo letteralmente tutto quello che si può avere su una KTM. Tech Pack che è optional, aggiunge quick shifter sia in salita che in scalata. Abbiamo il cruise control che è di serie, ma abbiamo il cruise control adattivo con i radar, ci permetterà di praticamente staccare completamente la testa per quanto riguarda i limiti e la distanza di sicurezza. Tra l'altro distanza di sicurezza che si può impostare in più livelli, quindi possiamo decidere se finire un pochino più sotto all'auto o alla moto che ci precede oppure meno. ABS, traction control, su questo non entro nello specifico. Abbiamo l'MSR, che è quel controllo che ha introdotto qualche anno fa KTM, per cui ci diciamo riusciamo a controllare meglio il freno motore soprattutto quando facciamo qualche scalata aggressiva. Un bel display da 7 pollici con connettività Bluetooth inclusa nel Tech Pack, pulsantiera molto intuitiva. Abbiamo le sospensioni semiattive che possiamo regolare in varie, diciamo, modalità. All'interno di questo menu, come vedete, possiamo andare a definire tutti i, diciamo, parametri della moto. Abbiamo quattro mappature motore: rain, off-road, rally, street e sport. In questo momento io la stavo usando in sport. Possiamo decidere l'ABS se averlo sulla modalità strada. Possiamo disattivarlo al posteriore, mentre qui abbiamo invece l'MTC più l'MSR, che sono il controllo di trazione che funge anche da slide control, e l'MSR che è quel controllo che vi dicevo prima sul freno motore, quindi che non ci farà avere forti rinculi qualora facessimo una scalata aggressiva. Si torna indietro con questo pulsante qui, andiamo a navigare all'interno anche del menu delle sospensioni. Possiamo praticamente avere le sospensioni che funzionano in maniera automatica, possiamo avere le sospensioni che, diciamo, si adattano e diventano un pochino più rigide per la modalità sport, per la modalità street diventano un pochino più confortevoli, mentre se siamo proprio su percorsi molto sconnessi, il pavé eccetera, ce lo fa vedere anche il disegnino qua sotto, possiamo mettere le sospensioni in comfort, quindi la moto diventa un pochino più morbida. Si può registrare anche il precarico se alto con le percentuali, e come vi dicevo vedete che la moto realmente si alza. In questo momento è messo su alto, ma se noi mettessimo su basso, praticamente quando andiamo ad accendere la moto si scarica completamente il posteriore, praticamente diventa basso, e questo permetterà poi alle persone di avere più controllo in generale della moto. Abbiamo poi l'anti-dive, ci permette praticamente di non far affondare l'anteriore un pochino, tra l'altro come succede col telelever di BMW. Quindi insomma una moto super completa, e abbiamo anche la possibilità, come vi ho detto, di regolare il cruise control adattivo, ma qui non mi voglio dilungare. Insomma questa è la moto, questa è l'interfaccia, e tra poco la andiamo a scoprire, però veramente dal punto di vista elettronico è super completa. Guardate che bella anche la firma luminosa
famosa classica KTM delle Adventure, mi piace tantissimo. Guardate anche come lo stop sia sempre lo stesso su tutti i modelli, e questo è super riciclato da qualsiasi modello. Comunque veramente dal punto di vista elettronico top 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 questa KTM, anche se c'è da acquistare il tech pack. Questo pulsante invece è un pulsante personalizzabile con doppia funzione, quindi mettiamo, è una scorciatoia diciamo. Vi faccio vedere anche che il cupolino è regolabile, personalmente lo terrei sempre alto, o soprattutto oggi che c'è una giornata di vento fortissimo. Comunque basta girare questa manovella e il cupolino si alza o si abbassa. Quello che non mi fa impazzire è che il cupolino nella posizione alta sembra quasi venire a tagliarci la fronte. Non lo so, questa è una strana sensazione, però insomma penso sia una mia sensazione. Abbiamo inoltre una presa da 12 volt posta qui sotto il tachimetro, un piccolo cassettino dove poter magari mettere in questo caso le chiavi dell'EasyBlock, e anche tra l'altro il cavalletto centrale che in questo momento, visto che sono in pendenza, non ho voluto insomma mettere. Una moto in tutto e per tutto completa, una moto che deve fare tutto quello che fa nel migliore dei modi. Comunque direi che vi ho fatto una piccola panoramica di questa bestiola. Andiamo a spremerla un pochino nel passo di montagna del Vesuvio e vediamo cosa ci dice. Ed eccoci alla guida di questo KTM 1290 Super Adventure S. Partirei subito dal comfort alla guida. Mamma mia ragazzi. Allora, cominciamo. Sarà difficile restare concentrati perché questa moto è veramente una cannonata. Allora, partiamo dal comfort. Manubrio, così come succede sul 790 Adventure, sull'890 eccetera, un manubrio largo ma non troppo, quindi secondo me la via di mezzo perfetta per avere sia un controllo buono della moto, sia però per non rinunciare ad una praticità ed un utilizzo di tutti i giorni. La sella regolabile in più posizioni, tra l'altro è molto confortevole, nonostante non sia gigantesca secondo me per il tipo di moto, e nonostante non sia nemmeno molto spessa, però risulta morbida, quindi almeno per questi primi chilometri che ho percorso, devo dire la verità, sto avendo un buon feedback per quanto riguarda la comodità. Le pedane invece sono leggermente avanzate rispetto alla posizione del nostro sedere, e quindi la triangolazione pedana manubrio sella ci fa stare in una posizione secondo me d'attacco per quanto riguarda la guida sportiva, e una posizione tra l'altro molto confortevole, soprattutto se andiamo un pochino ad abbassare il mono. Intanto, mamma mia ragazzi, oggi soprattutto c'è molto vento, quindi può essere una condizione ideale soprattutto per testare anche la stabilità in curva di un mezzo così pesante. Proviamo un pochino a dare un pochino di gas, anche se il Vesuvio purtroppo è umido in questi giorni. Qui ovviamente sul Vesuvio potremo usare probabilmente solo prima e seconda, ma ce la faremo passare perché vi faccio vedere come saliamo tutto il passo. Intanto vi dico che dal punto di vista del comfort per quanto riguarda la guida sportiva, veramente siamo in una posizione d'attacco, come ho detto prima, veramente tanta roba. Bella, mamma mia, la stiamo guidando in sport, abbiamo abbassato un pochino qualche controllo così da avere una moto quanto più cruda possibile. Passiamo al motore, il vero cuore pulsante, la vera chicca di questa moto. Vi faccio vedere un pochino, questa è l'apertura in seconda, la riapriamo. Mamma mia ragazzi, madonna mia, meglio che non leggete la velocità, che io riesco solo a intravedere. Mi ha spostato pure la camera per farvi capire, mamma mia, esagerata, bellissima. E tra l'altro la cosa bella è che in mappa street la moto invece era dolcissima, veramente molto dolce, quindi questo mi fa pensare che effettivamente è una moto utilizzabile realmente tutti i giorni. Andiamo un pochino qui, vediamo un pochino la moto cosa fa nel misto stretto, e parliamo di questo motore. 160 cavalli di questo bicilindrico, che come vedete è una macchina della morte. Allora comincia a tirare subito in maniera istantanea,
e già dai 3000 giri la moto è quasi incontrollabile. Con la mappa street è veramente molto versatile, con la mappa sport come la stiamo guidando noi, e non è nemmeno la configurazione più aggressiva, la moto veramente comincia a diventare animalesca, così come la sua sorella Super Duke. Lei è un po' meno animalesca, ovviamente è una moto pensata per un altro utilizzo, però guardate, mamma mia ragazzi, che bella, quanto mi sto divertendo, anche se vi devo dire che mi sto anche un pochino stancando, perché è una moto molto fisica, è una moto che devi sicuramente domare. Mamma mia, il fatto già che riusciamo ad appuntare la terza mi fa presagire bene, calcolando che questa è la mia moto, calcolando che è umido a terra e non la voglio strapazzare più di tanto, perché qui sono dolori. Vedete intanto come l'anti-wheeling me la fa restare proprio ad un'altezza fissa, quindi non va mai oltre quell'altezza e risulta quindi molto molto controllabile. Il tutto poi aiutato da questo impianto di sospensioni che col Tech Pack diventa intelligente. In questo momento ce l'abbiamo in modalità automatica e devo dire la verità, non sto avendo particolari difficoltà per quanto riguarda appunto la guida un pochino più così da battaglia aggressiva. Facciamo inversione, vediamo anche l'angolo di sterzata, che niente male, niente male, non è un angolo di sterzata assolutamente ridotto e ci sta per una moto di questa categoria. Guardate come noi apriamo e come la moto resta giù, e non voglio assolutamente togliere il controllo antimpennata, anche perché disattiverei pure il traction. Guardate qua, guardate, incredibile, mamma mia. Guardiamo un attimino il motore senza traction attivato cosa fa. Guardate qui ragazzi, mamma mia che spettacolo, mamma mia, cioè io la porterei sempre senza i controlli, incredibile, ancora senza traction, mamma mia. Mamma mia, inserisci la curva, la imposti, esci e la metti a candela. E così continui per tutto il tempo. Che figata questo Super Adventure, che figata il 1290 in generale, perché succede la stessa cosa anche col Super Duke. Ma attenzione a credere di aver confidenza con questa moto, perché non ti perdona. Cioè sappiate che per quanto è facile, se sbagli non perdona questa moto. Ma che bella questa moto. Parlando di sospensioni, quindi abbiamo detto una moto che risulta stabile anche lasciando le sospensioni in maniera automatica. In questo momento le sento molto più rigide rispetto a quando camminavo prima in città e in autostrada. Ovviamente ho cambiato anche io un pochino i settaggi. Guardate come l'anteriore, grazie a quella funzionalità che vi ho fatto vedere, come l'anteriore resta, guardate come resta alto anche quando andiamo a pinzare tanto. Questa ovviamente è una funzione che per esempio come moto in maniera meccanica solo nel GS ritrovo con il telelever. E quindi sospensioni sicuramente perfette, ma io la sto usando al 20% delle sue possibilità. Qui veramente è una moto che se io l'avessi personale, mamma mia che gli combinerei. Veramente lavora benissimo il controllo elettronico, quindi vi so dire che sia all'anteriore che al posteriore non abbiamo problemi. Qualora dovessimo andare un pochino su strade sconnesse, basta entrare nel menu e vi faccio vedere anche come cambia il comportamento delle sospensioni. Andiamo in modalità, togliamo la sport che avevo messo e vi faccio vedere quella comfort. Ok, ora se dovessi, guardate la moto come risponde, molto più morbida anche solo al comando del gas. Guardate quando andiamo a frenare come si imbarca in avanti, nonostante abbiamo l'altro controllo attivo. Quindi una moto che sicuramente cambia. Rimettiamo la taratura delle sospensioni in sport ed abbiamo di nuovo una moto super rigida. E abbiamo parlato di sospensioni, continuiamo a parlare con quei componenti che determinano anche la dinamica di guida in termini di goduria, ovvero i freni.
anche qui ogni mia parola è superflua, ogni mio feedback è riduttivo perché i freni funzionano alla grande. KTM si affida a Brembo e KTM che mette a puntino, secondo me, un impianto frenante molto interessante, perché non è l'impianto frenante del Super Duke, non è aggressivo come l'impianto frenante del Super Duke che ho portato in tutte e tre le versioni, ma è un impianto frenante comunque modulabile sia all'anteriore che al posteriore. Guardate il posteriore, se provo a frenare come frena bene ma non frena in maniera troppo aggressiva, la stessa cosa all'anteriore, con un dito addirittura ho quasi difficoltà a frenare in maniera forte quando dobbiamo fare qualche staccatina che ho fatto poco fa. E quindi una moto sicuramente, ragazzi, e io lo sto ripetendo, è una moto top sotto tutti i punti di vista. Piccolo appunto, il cambio elettronico funziona da Dio, è velocissimo e fulmineo, anche se è un po' secco, cioè mi sarebbe piaciuto, è molto morbido, però nelle cambiate è un po' secco, quindi mi dà una sensazione un po' strana, anche se però funziona benissimo, ve l'ho detto. Effettivamente non ho trovato realmente nessun limite, nonostante questo forse non sia il suo habitat naturale. Quindi vi ho fatto vedere che comunque anche sul Vesuvio si può utilizzare una moto di questo tipo, un bombardone di questo tipo. Veramente troppo troppo bella, ragazzi, la comprerei domani mattina se fossi ricco. Che figata sto Super Adventure! E siamo arrivati anche alla fine di questo fantastico test ride con questa bestia. Cercherò di escludere quello che è l'entusiasmo che provoca una moto del genere, anche se effettivamente è anche da sottolineare, perché mezzi di questo tipo, come sono anche le sue competitor di altri brand, veramente ti entusiasmano a livelli mostruosi. Proviamo a tirare anche un pochino le somme. Allora, una moto veramente secondo me versatile, nonostante lei non sembri proprio versatile, non sembra una moto che potresti utilizzare tutti i giorni. Invece io ho visto in questi piccoli frangenti, in questi piccoli spostamenti urbani, in mezzo al traffico, ma in generale è una moto che il primo impatto è pesantissima, sembra una moto veramente ingombrante, lo è come dimensioni, perché comunque non possiamo negare che la moto sia molto grossa, però la realtà è che come la comincia ad utilizzare con i vari aiuti elettronici che abbiamo sia alla guida sia dal punto di vista proprio della ciclistica, le sospensioni che lavorano in base a come le settiamo eccetera eccetera, la moto diventa effettivamente utilizzabile anche per spostamenti cittadini, diventa veramente molto leggera non appena ci mettiamo in marcia. E devo dirvi la verità, rispetto ad altre moto che sono anche di cilindrata molto inferiore, anche moto di altre categorie più piccole, lei si difende molto bene, perché i suoi 200 circa 40 kg che ha in ordine di marcia da fermo non si sentono nemmeno più di tanto. Quindi devo essere onesto, anche per mettere cavalletto centrale eccetera eccetera, qui in realtà l'ho messo senza alcun tipo di problema. Una moto completa sotto tutti i punti di vista. Motore bicilindrico da 160 cavalli, abbiamo visto come disattiviamo un attimino il traction control, cioè diventa una giostra, ragazzi, voi entrate in curva, uscite, si alza, si abbassa, impostate la curva, la fate di nuovo, apertura di gas, di nuovo anteriore al cielo, una vera e propria giostra, ma assolutamente una giostra non adatta a tutti. Anzi, io ho voluto provarla col traction così staccato perché sono amante un pochino della guida, quella sportiva, quella un pochino
po' più pepata, ma vi assicuro che si può guidare allo stesso modo, anzi andando magari anche molto più forte con i controlli attivi, perché grazie all'MTC, che funge sia da traction control sia da slide control, ma soprattutto da antimpennata, la moto riesce ad aprire molto meglio rispetto a quando l'abbiamo staccata. Ragazzi, appena stacchi, appena toccate l'acceleratore, ma proprio un poco, la moto si mette proprio a candela, non è che alza di poco l'anteriore, si mette proprio a candela, quindi molto pericolosa sotto questo punto di vista, ma allo stesso tempo molto goduriosa. Motore super promosso, adatto a tutto, puoi viaggiare, soprattutto perché abbiamo un'elettronica super sviluppata. Politica KTM per quanto riguarda gli optional dell'elettronica non mi piace assolutamente, lo dirò per sempre in tutti i miei video. È necessario praticamente il tech pack per usufruire al 100% delle funzionalità di questa moto, tech pack che non costa nemmeno pochissimo. Abbiamo mappe motore aggiuntive, abbiamo il cruise control adattivo col radar, questa modalità fantastica delle sospensioni che lavorano in maniera intelligente adattandosi alla tendenza, al carico, a 3000 fattori diversi, quindi una moto sotto questo punto di vista super completa, non sento di dire nulla se non la questione degli optional KTM. Per quanto riguarda la qualità dell'elettronica, anche chapeau a KTM, perché non sentiamo che il traction entra, non ci accorgiamo che la moto ci stia tagliando di potenza, ma anzi, ripeto, secondo me ci fa andare molto più forti, soprattutto avendola provata in street, nella mappa più tranquilla, più dolce, dopo la rain che serve quando piove. La moto, ragazzi, realmente non sembra nemmeno un 1290, cioè mi ricorda quasi un 890 per la potenza che eroga con la mappa street. Quindi chapeau veramente a KTM, lavora benissimo, veramente benissimo con l'elettronica. Protezione aerodinamica e comfort di guida, come sempre vi faccio vedere salendo sulla moto come stiamo. Allora, in piedi rispetto al 790, oddio, mamma mia, cioè ragazzi, impenna pure da parcheggiata questa moto. Comunque, allora, il comfort di guida è secondo me ottimo, come secondo me è anche ottima l'impostazione per quanto riguarda la guida un pochino più aggressiva. Allora, vedete che le gambe formano proprio l'angolo secondo me perfetto per uno stile turistico, abbiamo queste pedane che sono leggermente, ma proprio di poco, più avanti del sedere. Questo ci permette, insieme al manubrio abbastanza largo ma non troppo e basso, di avere veramente una configurazione accucciolata, cioè guardate come è tutto vicino, guardate come siamo vicini al manubrio e soprattutto guardate, immaginate che controllo possiamo avere in questo modo della moto, soprattutto perché il serbatoio, per essere un 1290, una moto di questa stazza, è anche abbastanza stretto nella parte subito dopo la sella, quindi riusciamo a stringercela bene. Le gambe sono abbastanza raccolte e la posizione delle braccia insomma è quella di totale comfort. Il cupolino si regola con la manovella, l'ho fatto anche in movimento, quindi veramente molto semplice e questo lo apprezzo, perché su altri modelli KTM bisognava svitare delle vite eccetera, mentre qui abbiamo questo cupolino che in posizione standard, quindi quella più bassa, non è molto protettivo. Come vedete, con il casco, con la visiera, ho avuto qualche piccola turbolenza, mentre quando alziamo al massimo la posizione del cupolino vedete come in realtà ci arriva quasi ad altezza occhi, e questo cosa significa? Che a 130-140 km orari in autostrada io non avevo nessun tipo di problema con un casco con il visierone, che sono i caschi per antonomasia anti aerodinamici. Quindi cosa significa? Che il comfort di guida è perfetto per quanto riguarda l'aerodinamica, anche perché essendo molto grossa la moto ci arriva anche poca aria qui sulle gambe. L'unico punto dove forse sento un pochino d'aria sono le spalle, che non sono protette da nulla, però insomma, ragazzi, vi assicuro che il comfort su questa moto dal punto di vista dell'aerodinamica è perfetto. Anche in piedi mi sono trovato veramente bene come posizione, abbiamo un manubrio che paradossalmente più alto rispetto a delle moto adventure come il 790 e l'890, cioè mi trovo meno caricato in avanti rispetto a quelle, può essere anche solo una mia sensazione. Ho fatto vedere un pochino come si sta seduti su questo KTM Super Adventure S 1290. Abbiamo visto anche che col cruise control adattivo, grazie ai radar che sono equipaggiati su questo modello, abbiamo veramente una moto che ci scarica il pensiero durante, secondo me, lunghi viaggi e tragitti autostradali.
veramente tanta tanta roba, funziona veramente bene, è frenato un massimo, se non erro, di 50 km/h, quindi se state a 130 fino a 50 km/h di frenata sentirete la moto che frena praticamente da sola e lo fa molto bene in maniera progressiva. Sospensioni al top, veramente non ho nulla da dire per le loro funzionalità, per la loro rigidezza quando le mettiamo in sport, veramente il top secondo me in tutte le condizioni. Mentre per quanto riguarda i freni, mi sono piaciuti ma non troppo. Vi dico quello che secondo me potrebbe essere l'unico, tra virgolette, ovviamente difetto, è che la massa di questa moto che sposta è tanta, sono 240 circa i chili della moto in generale, e le performance, l'avete visto, sono folli. Quindi cosa mi sarebbe piaciuto, soprattutto per quanto riguarda l'anteriore, un freno anteriore un pochino più mordente, un pochino più aggressivo. È vero che il fatto che sia modulabile è un plus, perché lo si può utilizzare più correttamente in tutte le situazioni, però quando andiamo un pochino in maniera aggressiva ho sentito che devo premere abbastanza la leva, quindi insomma mi piacerebbe un tocco leggermente meno potente, dai, per farla frenare in maniera seria. Il posteriore invece secondo me è perfetto. L'estetica poi di questa belva è del tutto soggettiva, come sempre, come in tutte le moto, ma lasciatemi dire che a me piace tantissimo. Veramente quando sei su questa moto, soprattutto l'anteriore, diciamo, pensi veramente di comandare qualsiasi cosa, cioè, nel senso, ti senti padrone del mondo, incredibile. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, perché guardate, sto prendendo sicuramente una broncopolmonite oggi con questo vento e questo freddo. Lasciate un like al video se vi è piaciuto e vi aspetto qui sotto nei commenti, perché vorrei sapere da qualche proprietario se ho avuto delle giuste impressioni, diciamo in generale, se si trovano con me sul discorso dei freni, oppure semplicemente se siete degli aspiranti proprietari di questa moto o se vi piace, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che da Ala Twins potete provarla e soprattutto potete approfittare per un periodo limitato di questa promozione di 2000 euro sul nuovo, che ragazzi vi assicuro è tanta tanta roba. Quindi per questo video è tutto, ancora grazie ad Ala Twins, vi ricordo pure l'EasyBlock, dai, andiamo via con le marchette. Bella ragazza da Biel, ciao.